relativity. 2, 1. Devo iniziare confessando che sono sempre stato un poco allergico alle interviste, non per un atto di modestia, perché sono un uomo sufficientemente ambizioso e presuntuoso, ma perché le interviste sono in qualche modo sempre pericolose. Tuttavia, con piacere ho acconsentito a concedere anche questa intervista, che non so a quanti potrà interessare dal momento che debba parlare di me. Sono invitato a partire, diciamo, dai fondamenti della mia carriera, dei miei interessi, e allora credo di poter dire, anche se naturalmente con il senno di poi, che ho avuto sempre una particolare sollecitazione per la storia, per l'informazione storica. Giungo a dire che se dovessi fare, diciamo, un discorso di carattere quantitativo, tra le tante cose che ho letto, uno spazio forse di tutto rispetto e forse persino maggioritario toccherebbe proprio ai libri di storia. In relazione alla mia generazione, sono del 37, ho fatto naturalmente le scuole elementari con il disagio degli sfollamenti e del recupero degli sfollamenti. Tant'è che una parte di queste scuole elementari sono state svolte anche presso un istituto religioso, particolarmente, diciamo, dedicato all'insegnamento, cioè le suore di Maria Ausiliatrice, che sono suore dell'ordine salesiano. L'ho fatto appunto con il contrasto di mio padre, che non aveva, a mio giudizio giustamente, nessun rispetto delle scuole private, e quindi appena ho potuto sono passato alla scuola pubblica, saltando, come era allora frequente, la quinta elementare. Ho fatto le medie in quello che è poi divenuto la scuola media di Viale delle Acace, nello stesso edificio del liceo ginnasio San Nazaro, dove sono stato studente. Ricordo il liceo ginnasio San Nazaro perché lì ho avuto i primi incontri determinanti per la mia carriera, e ricorderò in modo particolare il professore Umberto Di Chiro, che insegnava latino e greco, ma prevalentemente greco, era stato allievo di Gerolamo Vitelli, del quale era anche concittadino, perché tutti e due nati a Baranello. Ma ancor più l'incontro in qualche modo determinante è quello con il professore Nicola Nicolini, libero docente di storia medievale e moderna, che l'insegnamento di storia, in modo particolare di storia bizantina, aveva, come era allora consuetudine anche di chi conseguisse la libera docenza, un'ampiezza di interesse. Si andava da alcuni elementi, come ho detto, della storia antica, ma in modo particolare era uno studioso del giacobinismo, e quindi per me ha avuto una influenza determinante, tanto che la mia decisione era quella di iscrivermi in una facoltà di lettere e filosofia. Ho citato gli anni per dare una, come dire, spiegazione della feroce opposizione che incontrai con mio padre, che era un funzionario e poi dirigente di banca, il quale naturalmente, di fronte alla prospettiva di una laurea in storia e filosofia, mi vedeva già consacrato
ad una vita di stenti. Mi iscrissi perciò non in facoltà di lettere e filosofia, ma in facoltà di giurisprudenza. Debbo dire che non quello che mi sembrava un ripiego fu invece un'opportunità, perlomeno per due ragioni. Per una ragione sostanziale, perché lo studio del diritto, piegato sul piano storico-filosofico, credo di poter dire mi ha dato il senso della concretezza della ricerca scientifica. La seconda, che mi consentì di incontrare l'allora giovanissimo professore ordinario di filosofia del diritto nell'Università di Firenze, ma napoletano, che viveva a Napoli e che era fratello di una professoressa della scuola media, non la mia, ma della scuola media che io avevo frequentato. La licenza liceale conseguita allora con voti che suscitavano l'ammirazione, 10 in italiano, mi sembra di ricordare persino 10 in matematica, che era sicuramente un 10 meritato, perché di matematica non ho mai capito niente, ma poi 9 in storia, 9 in filosofia. Dicevo, questi risultati mi consentirono di svolgere gli studi di giurisprudenza, come ho detto, con il senso della concretezza, e lì ebbe appunto modo di incontrare l'ho già detto, lo ripeto, il professore Piovani, allora ordinario a Firenze. Dal professore Piovani ebbi l'indicazione dell'argomento della dissertazione di laurea, cioè lo storicismo politico di Vincenzo Cuoco, che è rimasto poi un autore in qualche modo potrei dire costante della mia produzione scientifica. Un saggio suggerimento, perché mi consentiva di utilizzare anche gli insegnamenti che avevo avuto dal professore Nicola Nicolini, come ho detto prima, studioso anche del giacobinismo, e quindi Cuoco non era un nome in qualche modo per me estraneo. È inutile dire che conseguì la laurea con il massimo dei voti, come allora usava, era prevista la dignità di stampa. Quando il professore Piovani passò nel 1963 a Roma, sempre come ordinario di filosofia del diritto, io ritornai invece a Napoli come assistente straordinario, altra figura scomparsa, che aveva però il vantaggio di una piccola retribuzione, oggi farebbe soltanto ridere, erano poco meno di 60.000 lire al mese. Ripeto, questi studi universitari fatti con la guida di maestri autorevoli, ho già iniziato a dirlo, mi aprirono alla carriera universitaria. Quando appunto ritornai a Napoli, ritornai come assistente straordinario, ho detto che questo cade nel 63, nel 65 vinsi contemporaneamente il concorso per assistente ordinario e per professore ordinario. Gli amici mi prendevano in giro perché mi domandavano per che cosa avrei optato. Ovviamente optai per la cattedra di professore ordinario, giacché da 3 anni ero già professore incaricato, avendo anche conseguito, come ho detto, una libera docenza per meriti eccezionali, un titolo che non è il prodotto della mia vanità, ma è il titolo formale per chi si presentava e conseguiva la libera docenza prima dei 5 anni dalla laurea, che fu appunto il caso mio. Insegnavo appunto già come professore incaricato all'allora nascente Università di Salerno, dove fui chiamato poi come professore ordinario nel 1965, quando a Salerno ritornò
un grande storico contemporaneo che già aveva insegnato a Salerno, Gabriele De Rosa, che da Padova venne a Salerno. A Salerno sono stato chiamato, come ho detto, nel 65, nel 68, quando all'originario Istituto Universitario di Magistero, grazie al lavoro di Gabriele De Rosa, e se è consentito dire un poco anche alla mia collaborazione, l'Università di Salerno, in origine Istituto Universitario di Salerno, diventai preside della facoltà di magistero, che in origine era la sola, e preside della facoltà di magistero sono rimasto fino al 1973, quando ritornai a Napoli nella facoltà di lettere e filosofia, sempre come ordinario di questa volta di storia del pensiero politico. Devo dire, e lo dico con assoluta sincerità, che pensavo che quella fosse stata la tappa finale della mia carriera universitaria. Non avrei mai pensato che quattro anni dopo, nel 1978, sarei stato eletto preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, incarico che ho tenuto per 15 anni fino al 1992. Meritando, forse giustamente, non lo so dire, dal mio punto di vista non giustamente, il titolo di accaparratore di cariche, confermato dal fatto che quando finalmente lasciai la presidenza fui eletto rettore dell'Università di Napoli, dove sono stato 8 anni, avrei potuto rimanerci ancora di più se la mia vita non fosse stata turbata da un evento che non ho mai superato del tutto, cioè la morte precoce di mia moglie, donna di grande intelligenza e di grande realismo, talvolta persino impietoso e spietato, ma giustificato perché lo praticava in primo luogo per se stesso. La morte di Libera, questo era il nome di mia moglie, mi indusse ad accettare una offerta che mi era stata già rivolta più volte, quella di candidarmi per senatore. Sono stato appunto parlamentare per 2 legislature fino al 2010. Tengo però a rivendicare una cosa che è documentabile da chi consulta la mia bibliografia. Quando ho compiuto 60 anni i miei allievi me ne hanno offerto, quindi fa parte di un volume. Non ho mai smesso il lavoro scientifico, non potevo fare lezione perché per legge era impedito, ma ho fatto qualche seminario presso qualche cattedra, nel frattempo coperta da qualche mio allievo. Ho avuto, credo di poter dire, diversi, numerosi allievi, peraltro di grande valore. Terminato nel corso, diciamo così, di questa vicenda, ho avuto anche una certa serie di riconoscimenti accademici. Ne cito uno soltanto, quello di socio dell'Accademia dei Lincei. Faccio parte del consiglio di presidenza dell'Accademia, presiedo una fondazione molto importante, la Fondazione Leone Caetano per gli studi musulmani. Perché la cito? Non soltanto perché mi fa piacere, ma perché questa sottolineatura per gli studi musulmani mi consente di passare alla rapida indicazione dei temi dei miei interessi scientifici, che sono prevalentemente concentrati sul pensiero moderno. Dalla fine del Settecento, detto Cuoco, è l'autore del famoso saggio storico sulla rivoluzione di Napoli del 1799, fino all'età contemporanea. Molti studi su Croce,
ma seguendo una tradizione che non tutti riconoscono a sufficienza della mia città, cioè di Napoli e anche di questa università, Napoli è forse fuori di Germania, in Europa, la città in cui più forte e più continuativa è la tradizione degli studi germanici. Si parte anche qui dalla fine del Settecento, dai primi anni del Settecento, e una parte consistente della mia produzione è appunto sul mondo tedesco, intorno però ad un tema che è anche della filosofia italiana, della filosofia di ispirazione crociana, di cui ho fatto riferimento prima, cioè lo storicismo. Ho studiato prima, diciamo, lo storicismo, come dire, giuridico-politico in relazione ai miei studi universitari, poi posso dire l'historismus tout court, lo storicismo nella pienezza della sua latitudine, con questo parallelismo tra la cultura italiana e la cultura tedesca. Ho infatti studiato Vico, ho studiato Cuoco, ho studiato Croce e contemporaneamente ho studiato Kant, ho studiato Humboldt, ho studiato Meinecke, ho studiato Trails, ho studiato Weber. Credo di poter dire tutto quello che dico riguarda, diciamo così, le dimensioni esterne, se vuole le dimensioni quantitative, poi la valutazione qualitativa la lascio a chi ascolta o a chi più saggiamente ha letto qualche cosa di me per dare, se gli viene luzzolo, un giudizio non, diciamo così, del tutto arbitrario e inconsistente. Ho, ripeto, una molto ampia bibliografia che non si è interrotta neanche negli anni in cui ho fatto il parlamentare, neanche negli anni in cui ho svolto, diciamo così, impegni politici, impegni accademici e, come dire, grazie al massimo fattore, continuo ancora oggi che ho 82 anni, anzi devo dire, e forse possiamo concludere così questa chiacchierata, che oggi, pur conservando ancora, del che mi compiaccio, la curiosità e quindi l'incentivazione a ampliare l'ambito dei miei interessi deliberatamente, è decisione sostanzialmente recente, non ho inteso farlo perché avverto maggiormente il peso e questo non è un elemento positivo per chi intende studiare nella pienezza della consapevolezza di che cosa significa studiare e fare studi originali. Quindi non è che ho smesso di studiare o di lavorare, ma come si dice con un'espressione italiana che a me molto piace, cincischio intorno alle cose che ho già fatto, diciamo così, e quindi non apro, diciamo, necessariamente un orizzonte nuovo. L'occasione di questa intervista, non so se è felice per l'intervista, certamente è felice per me perché l'ho avuto stamattina, ho sulla scrivania l'edizione del Diritto Universale di Vico, cioè del De 1, che esce nella edizione critica delle opere di Vico che dirigo. È un'iniziativa partita, lo vedevo poco fa, con un primo volume pubblicato nel 1982, quindi siamo a 25-26 anni. Chi è esperto di queste cose capisce che cosa significa, qual è la mole di lavoro che è stata fatta non solo da me, ma in prevalenza dai collaboratori chiamati a questa impresa di grande rilevanza. Abbiamo pubblicato 2, 4, 6, 8, 10
volumi dell'opera di Vico, tra cui alcuni blocchi molto, molto importanti. Lo cito perché è un autore determinante, determinante anche della mia principale come dire, tradizione culturale per la parte italiana, cioè quella crociana e quella nicoliniana, a cui si deve, diciamo, la fortuna di Vico nel Novecento. A questo impegno che riguarda appunto la cultura italiana, ho fatto prima la citazione di Cuoco, che era un vichiano, adesso citato esplicitamente Vico, ci tengo a citare altri due personaggi che sono molto importanti per me, ma sono importanti per la cultura italiana: Giuseppe Capograssi e Pietro Piovani. Giuseppe Capograssi era il maestro di Piovani, Piovani è stato il mio maestro. Sono tutti e tre grandi studiosi di Vico, e però un Vico diverso da quello della tradizione, diciamo così, crociana, nicoliniana, alla quale ho fatto prima riferimento. Il che naturalmente ha consentito, come dire, di arricchire e ampliare anche questo mio interesse. Accanto, dicevo, a questa tradizione italiana va, ripeto, sottolineata quella degli studi tedeschi, perché ho una monografia su Meinecke, ho una monografia su Wilhelm von Humboldt, quindi siamo anche qui in pieno Settecento, su un tema, la critica, come dire, liberale alla rivoluzione francese. Ho detto che ho studiato Cuoco in Italia, ho studiato Wilhelm von Humboldt in Germania, poi, ripeto, ho una serie numerosissima di saggi. Tengo a sottolineare, sono uno storico della filosofia che quando, secondo il gusto accademico, sono designato filosofo, dico subito no, filosofo no, modesto storico ma non filosofo. Nella tradizione tedesca ho infatti studiato, naturalmente da storico della filosofia, grandi storici come per esempio Leopold von Ranke, ho citato prima Humboldt, e poi naturalmente figure importanti, Ernst Rilke, Friedrich Meinecke e molti altri autori. Ripeto, la mia bibliografia è molto, diciamolo pure, perché così qualcuno può subito considerare un elemento negativo, tra libri, articoli, saggi, eccetera, eccetera, ha superato i 2000 numeri, quindi sono, come dire, degno di essere definito un pennarulo in tutti i sensi. E credo che sulla parte, diciamo così, biografica, per quanto è sommaria, ho detto. Poi, come credo che si sappia, sono stato preside di facoltà a Napoli, sono stato rettore. Non amo la domanda quali sarebbero le prime cose che farei. Quello che farei, valuterei attentamente la situazione, secondo me sufficientemente critica, della scuola italiana e anche dell'università. Voglio precisare, ho grande rispetto per la scuola italiana e anche per l'università. Questo non è soltanto un'affermazione mia, ma è notizia di stampa diffusa dell'emigrazione intellettuale dei laureati italiani, il che naturalmente ci pone di fronte ad un dilemma: o sono fessi gli altri che si prendono i nostri che noi consideriamo a livello di dementi, o, diciamo, i nostri sono in grado di, se non altro, reggere il confronto con altre situazioni europee che vengono talvolta considerate, anche da chi poi non le conosce veramente, di gran lunga superiore a noi. Che cosa farei? Inizierei col cercare di far capire che le riforme possono piacere o non piacere, ma
hanno un sigillo di serietà se partono da un'idea della scuola e della cultura. Non vorrei apparire quello che non sono, considerato che il nome che sto per fare è di un grande studioso di filosofia che fu ministro fascista. La riforma Gentile, in modo particolare nei suoi profili che erano più consoni a Gentile, per esempio il liceo classico, è stata una grande riforma e la dimostrazione sta nel fatto che il tipo di scuola che ancora regge di più nella situazione attuale è il liceo classico, che era quello sul quale, sarà stato giusto, sarà stato sbagliato, si concentravano gli interessi di Gentile, il quale ipotizzò pure il liceo scientifico, ma nella sua ottica era un livello inferiore, tant'è vero che per un certo numero di anni, mentre il laureato in liceo classico poteva iscriversi a qualunque facoltà universitaria, il diplomato al liceo scientifico non poteva assurgere a studente di tutte le facoltà italiane. Detto questo, non ignoro il fatto che noi siamo in un'età di profonde trasformazioni, di radicali trasformazioni, trasformazioni di dimensioni etiche, di dimensioni intellettuali, di dimensioni sociali, di dimensioni politiche. In una situazione del genere è difficile riformare. Il che non significa che non si può fare, perché la scuola dovrebbe sapere coniugare, se vuole essere una scuola seria, la pluralità e l'unità, la pluralità degli interessi che teoricamente non hanno confini e l'unità, intendo dire, la sistematicità, un sistema educativo. E naturalmente se fossi, ma per fortuna del paese non lo sono stato, e forse anche per fortuna mia, ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su queste linee mi muoverei naturalmente con, come ho detto, con grande rispetto della pluralità e con altrettanta forte determinazione della sistematicità. Risposta al quesito di un giovane che venisse qui, e tanti in realtà poi sono venuti nella mia lunga carriera, a chiedermi un suggerimento sulla carriera post-universitaria, in realtà io gli direi una cosa che vale non soltanto per il dopo laurea, ma anche prima: fai quello che ti piace fare. Questo non è un discorso, diciamo così, astratto, non è un discorso da filosofo, perché è chiaro che dire fai quello che ti piace fare non significa non guardarsi intorno. Quindi è evidente che il piacere, per essere qualcosa veramente incidente, devi avere il senso della concretezza, cioè devi avere la consapevolezza di muoversi in un certo ambito e non in un altro. Perché dire, risponderei così? Perché se volesse trarre una conclusione dal discorsetto che ho fatto sino ad ora, io credo di poter dire che sono stato una persona fortunata, perché ho fatto quello che volevo fare, naturalmente non in astratto, perché in questo caso sarei stato uno scioperato, diciamo così, ma con il senso della concretezza, cioè confrontando la mia ispirazione, il mio desiderio, la mia vocazione alle condizioni oggettive. Per rafforzare ulteriormente questo che sto per dire, e forse l'ho accennato anche prima, se qualcuno domani fosse chiesto ma di che cosa si è interessato Tessitore, perché possiamo ricordare Tessitore, la risposta dovrebbe essere
è stato uno studioso dello storicismo italiano e dell'historismus tedesco. Uno studioso dello storicismo non può che rispondere, nel senso che ho detto prima, alla domanda di un ipotetico allievo. Anche qui, ripeto, se non sbaglio, cercando di coniugare originalità, istinto, vocazione e valutazione realistica delle situazioni. Non sono necessariamente in contraddizione, anzi non sono in contraddizione se si ha una precisa, forte determinazione. Io credo di averla avuta.